calci unicorni. In questi giorni sono stata da Tiger e ovviamente non posso non fermarmi da Tiger, non posso non comprare qualcosa da Tiger e quindi dei piccoli acquistini li ho fatti. Se mi ricordo vi dirò anche i prezzi, se no andate a spulciare, anche perché comunque Tiger i prezzi vanno sempre pari, quindi ho da 1 euro, 2 euro, 3 euro, quindi qualche cosina me la ricordo. Iniziamo già a parlare cinese, già inizio video, me la ricordo, altre cose no. Partiamo da una cosa che per me è super cucciosa ed è veramente un amore, ed è questo qui. Questo qui me l'ha regalato Andrea al costo di 1 euro, quindi niente. Ed è una piccola pattumiera rosa da mettere sopra la scrivania. Ovviamente è bella capiente, perché anche se è piccolina, però ci entra. Non lo so se voi utilizzate truccarvi nella scrivania, davanti allo specchio, magari non lo so, quando temperate le matite o le matite occhio, le matite labbra, magari. Anche metterlo qui dentro, perché no? Oppure, non lo so, la cicca, qualcosa, la buttate qui dentro e poi lo svuotate. È un amore. O anche come soprammobile, veramente bellissimo. Al costo di 1 euro. Ve lo consiglio. C'erano altri colori, ma io ovviamente non potevo non prendere questo colore che è bellissimo. C'era anche azzurro, nero e verde. Quindi altri colori che con me non c'entravano nulla. Ma questo qui è veramente bellissimo. E vi consiglio di andarlo a prendere. Poi ho preso questo qui, che è un semplice portanastro. L'unica cosa che mi ha veramente colpito, che sono nuovi questi portanastri da Tiger e sono di vari colori, è che questo qua ha lo scotch nero ed è veramente bellissimo, perché io adoro il nero. Chi mi conosce sa che questi due sono i miei colori preferiti, il fucsia e il nero, e quindi non potevo lasciarlo lì. E non so cosa ci farò con lo scotch nero, ma dovevo averlo, non lo so, anche se mi scoccio il corpo, non lo so, ma è veramente bellissimo. E c'erano altri colori, c'era giallo, c'era rosso, c'era verde turchese, che è bellissimo, mamma mia che bello, e poi c'era nero e c'era anche blu, però il nero è troppo bello e quindi l'ho preso nero al costo di 2 euro, 3 euro, 1 euro, anche questo qui è 1 euro, ecco, la regia mi dice che è 1 euro, Andrea mi dice che era 1 euro. Poi ho preso una cosa che secondo me è molto molto utile, e sono questi qua. Io prima non sapevo nemmeno dell'esistenza di questi qua, e voi dite cosa sono? Sono delle cosine, chiamiamole così, adesive, che ti tengono i cavi. Quindi per me sono comodissimi, tipo ad esempio accanto al mio letto ho sempre il caricabatterie dell'iPhone e il filo cade ogni 5 secondi, perché ovviamente non può stare fermo, perché i fili si muovono, fanno così, e quindi sì, sono vivi, e quindi cade. Con questo qui, attaccandolo al comodino o comunque alla scrivania, infiliamo dentro il filo e il filo rimane fermo, quindi non c'è il rischio che il filo cade a terra e noi con i piedi, quello che succede sempre a me, lo vado a pestare puntualmente. E stessa cosa in una scrivania, ad esempio il filo per caricare il PC, il Mac o qualsiasi computer. È una cosa molto molto comoda anche per i fili delle console, tipo nella PlayStation, sempre per tenere comunque puliti i fili. Questo qui, se non mi sbaglio, è costato 3 euro, però secondo me sono utili e ce n'è 6 all'interno, poi il colore è salmone, quindi ci può anche stare perché c'era solo questo colore. Poi ho preso, e io mentre perdo i capelli, sì, Corinne perde i capelli, e poi ho preso questa qui è la colla glitterata, che ancora ovviamente non l'ho neanche aperta, perché voglio fare una cosa che ho visto su Facebook. Questa cosa è il barattolo della tranquillità, chiamiamolo così, è il barattolo che penso ormai lo conoscete tutti, perché l'hanno fatto Cani e Porci, proprio diciamolo così, perché da Facebook si è spostato su YouTube, ma comunque. Ed è quella là con i brillantini, con la colla glitterata, ed ecco qui, ho trovato la colla glitterata a 2 euro, questa qui, ed è veramente bella, la volevo fare fucsia viola e quindi è perfetta. L'altra cosa che devo comprare sono proprio i brillantini, che non sto trovando da nessuna parte, perché Tiger non vende i brillantini, che sono cose molto molto utili soprattutto a Natale, non lo so, e quindi questa qui è bellissima. E poi ho preso tantissimi adesivi, perché quando vai da Tiger non puoi non prendere gli adesivi, anche perché molti di questi sono 2-1 euro, quindi si dovevano prendere. Il primo che ho preso sono questi qua, molte sono cose che ho anche ricomprato perché mi piacciono troppo questi adesivi.
Ad esempio queste rose qui mi piacciono tanto, magari da mettere nell'agenda o anche in qualche quaderno, non lo so, dove tengo tutte le etichette delle Yankee Candle, ce le vedo proprio benissimo. E poi ho preso questi qui che erano della vecchia, se non mi sbaglio, collezione del circo, quindi si parla quasi di un anno fa, ma ancora ci sono, e sono questi qui con gli animali, perché dovete sapere che da Tiger molte cose, allora, se c'è una collezione tipo quella degli unicorni, già gli unicorni erano terminati subito. Quando ci sono collezioni un pochettino più tranquille, rimangono anni, anni, secoli e secoli lì. E quindi li ho trovati. Sempre due adesivi a un euro. Poi ho preso le coccinelle, perché a me piacciono tantissimo le coccinelle, dato che non le vedo più in giro qua a Siracusa da una vita, le compro a mo' di adesivo per metterle nell'agenda. I mostriciattoli, perché sono troppo carini, non solo ad Halloween, ma proprio in generale mi piacevano. Sono super colorati e hanno delle faccine molto ma molto carine, quindi sono troppo pucciosi. E per ultimo ho preso questi qua stickers in 3D, questi qua sono un euro, però sono bellissimi. Io avevo anche quella con le farfalle e l'effetto è bellissimo, solo non solo nell'agenda ma anche nei mobili si possono attaccare e durano veramente tantissimo, e quindi questi qui ve li consiglio veramente tanto. Tralasciando il mondo di Tiger, il mondo tigeroso, hashtag tigeroso se ce la vado a scriverlo, sono stata al Media World e siccome sto giocando a The Sims 3, sono proprio fissata, ormai è una droga. Chi si vede le mie dirette su Facebook lo sa, perché parliamo anche spesso di The Sims 3, e quindi non potevo non acquistare un mouse. E il sotto, il tappetino del mouse è decenti, perché quelli che avevo io facevano leggermente cagare. Allora, la prima cosa che ho preso è stato questo mouse, questo qui della Microsoft. L'ho pagato 9,99 e a me piace tantissimo. Perché? Perché è rosa, ma ovvio, è un confettino, è fatto veramente bene. Quando clicchiamo il tasto è piacevole, non è di quelli molto duri, quindi mi piace veramente tanto. La rotellina funziona benissimo e poi è rosa, ripeto, perché è bello, perché è rosa. E poi il tappetino è questo qui, è sparaflescioso, era considerato rosso, ma non è rosso, cioè perché mi dicono che è rosso questo? Questo è rosso? Non è rosso, è fucsia. E quindi ho preso anche questo qui, il tappetino era abbastanza caro, perché quando sono andata al commesso, perché non c'era il prezzo, ho detto ma quanto costa il tappetino? Io mi aspettavo tipo, non so, 1,99€, 2€ come tutti gli altri, mi fa 3,99€. Quando? Perché dovete sapere che quando c'è qualcosa che secondo me costa un po' troppo il dovuto, parte il mio quando? Anche davanti a tutti, Andrea diventa rosso, 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 e io invece mi devo fare notare, perché secondo me era caro, però poi l'ho preso, perché ho detto ma scusa, non posso non abbinare il mouse rosa al tappetino rosa, perché poi avevo paura che non lo trovavo. E poi mi piace perché è bello rigido. Io ne avevo uno che era enorme, invece questo qui è piccolino e compattino, e quindi se vi serve un mouse vi consiglio veramente tantissimo questo della Microsoft, e invece se vi serve un tappetino questo qua della Ama è veramente molto molto carino. Questi erano i miei acquisti sia da Tiger, quindi acquisti tigerosi, e poi anche di altre cose, però siccome il mouse e il tappetino mi sembrava assurdo farci un video per queste due cose, ho detto ma sì, buttiamoli insieme al video di Tiger. E niente, se questo video vi è stato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel like, un commento per farmi sapere cosa vi è piaciuto e soprattutto cosa avete acquistato voi di recente da Tiger e cosa mi consigliate. E vi dico che è arrivata la nuova collezione degli unicorni da Tiger, perché Tiger mi vuole bene, e quindi hanno fatto altri tipi di unicorni, e io quando ci sono passata ho detto oh mamma mia, come devo fare? Mi devo andare a comprare. Però per ora sono stata calma, il Black Friday mi ha dato una stroncata pazzesca. E niente, seguitemi sempre su tutti i miei social, soprattutto anche sul mio profilo Facebook, perché li faccio tantissime dirette per la vostra gioia che molti me le chiedevate, e soprattutto del mio nuovo canale Telegram, del mio canale Telegram, che vi lascerò sempre giù nell'info box insieme a tutti gli altri social. E io adesso basta, vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!